Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. E voi lo sapete perché già frequentate, insomma, la nostra sala e sapete l'intento di questo luogo, che è quello appunto di condividere cose diverse, cose un po' particolari, se è possibile cultura, informazione, insomma, quanto sia, diciamo, all'inizio era un po' nella condivisione del bar, no? Si andava al bar anche per chiacchierare, per così. Poi si è un po' persa, noi cerchiamo di dare un piccolo valore aggiunto. E oggi è festa, quindi sì, come vedete le feste chiamano di più, però insomma ci fa piacere lo stesso cercare di dare il nostro apporto positivo. Con noi abbiamo il regista Cristiano Barbarossa, che è un regista pluripremiato, sì. Ha vinto il premio Ilaria Alpi e anche il Flaiano. E insieme a lui c'è il giornalista Benelli, e ha lavorato per la 7 e per adesso li ha fatto insieme per la 9. Discovery, sì. Una trasmissione che tratta proprio questi argomenti delle notizie, di come arrivano a noi, diciamo, utenti finali, di come vengono un po' modificate, come noi abbiamo una percezione spesso alterata rispetto al modo in cui realmente sono andate le cose. La trasmissione si chiama Tutta la Verità e tutto questa manifestazione, questo evento di oggi ve lo possiamo presentare grazie a Damiano, che con Biblioverifica, che è un'associazione appunto di bibliotecari e archivisti, cerca di promuovere appunto sul territorio la buona informazione e la maniera per verificare o meno tutte le notizie che girano sul web, che sono spesso sono poco verificabili, si capisce poco se è verità, se sono le cosiddette bufale, e lui con questa sua attività cerca di promuovere appunto una informazione più pulita, più reale. Vi lascio a loro e grazie ancora. Grazie. Grazie Barbara, anche per essere un punto di cultura non solo alla Riccia, ma per tutti i castelli romani. Qui c'è un book crossing che c'è da anni, hanno ampliato il loro spazio trasformando questo che era una banca in uno spazio di cultura e di apertura al pubblico. C'è anche internet gratuito e io invito tutta la cittadinanza poi a utilizzare i loro servizi. E ringrazio ovviamente Cristiano e Fulvio per la partecipazione di oggi. Io cercherò di essere il più breve possibile nel presentarvi il tutor civico per biblioteche. Tutor civico non è un attestato di studio o un titolo professionale, ma è un attestato che certifica il fatto che voi siete stati qui oggi, quindi avete fatto un corso su questo, sulla pratica del fact checking, e che potrete fare un test online per verificare poi le informazioni che avete appreso. Tutto attraverso internet. In secondo luogo, offriamo delle strategie. Sul nostro blog abbiamo messo un modulo in prima pagina in cui ogni cittadino può indicare le informazioni che vuole verificare e noi indichiamo fonti, strumenti e strategie per la verifica di queste informazioni. E infine offriamo degli strumenti. Come strumenti, poi vediamo più avanti più in dettaglio, ci sono dei siti che consentono la verifica delle informazioni in modo palese, certificato e attendibile per chiunque. Quello di cui parliamo nasce appunto dalle nostre convenzioni, tecnicamente chiamate bias cognitivi. Ognuno di noi ha un suo estratto sociale, ha un suo contesto lavorativo e familiare, e attraverso questo noi vediamo la società. La società la vediamo con, diciamo, uno spettro ristretto. Per ampliare questo spettro noi dobbiamo utilizzare internet per vedere appunto le informazioni diverse. Per questo noi cerchiamo di offrire delle strategie, degli strumenti a disposizione del cittadino che siano basati sul principio di accuratezza dell'informazione, tracciabilità, legalità, indipendenza della fonte e imparzialità. Quello che facciamo noi è questo: offriamo strategie e strumenti per accedere all'utilizzo dei FOIA, Freedom of Information Act, che in Italia esiste da 2 anni. Strumenti per accedere all'open data, cioè i dati aperti e gratuiti e di dominio pubblico,
di small data, fonti istituzionali e altri punti ad accesso libero. Quello che non facciamo noi sono i dossier su argomenti di attualità. Non facciamo sondaggi politici o partitici, non autoproduciamo dati, non facciamo pagelle politiche o manageriali. Questa è la home page del nostro blog, dove mettiamo in prima pagina il fatto che noi comunque siamo bibliotecari volontari e che applichiamo il manifesto contro le fake news, fatto dall'Associazione Internazionale dei Bibliotecari. Allora, senza entrare troppo nell'ambito giornalistico, questi sono i 7 modi con cui la disinformazione oggi viene si afferma attraverso i social, attraverso collegamenti ingannevoli, contesti ingannevoli, contenuti manipolati, manipolazione della satira, contenuto fuorviante, contenuto ingannevole e contenuto falso al 100%. Tutto questo io vi invito ad approfondirlo poi più avanti su Valigia Blu, che è un portale che è molto attendibile su queste informazioni. Questi sono appunto i 7 metodi con cui la disinformazione si afferma online. Quello che facciamo noi è questo: vogliamo che voi diventiate da oggi dei fact checker. Avete internet, ovviamente avete le vostre preferenze, però quello che vi invitiamo a fare è questo: collaborare in rete con gli altri, attraverso i social, le chat, attraverso il confronto e la raccolta di punti attendibili e attraverso un'attività che sia principalmente critica. Questo è il modulo che noi mettiamo a disposizione dei cittadini, ovviamente gratuitamente. Questi sono i 6 volontari che si occupano attualmente del blog e che appunto danno assistenza senza finalità di lucro. Per diventare volontari bisogna essere un bibliotecario o un attivista, utilizzare i social e produrre almeno 3 post all'anno. Ogni post viene divulgato automaticamente dal libro volontario, non c'è una redazione che filtra quello che dicono gli altri, però ognuno di noi 6 è responsabile penalmente e civilmente di quello che pubblica online. L'Associazione Internazionale delle Biblioteche ha diffuso questi, che sono gli 8 punti con cui è possibile procedere al fact-checking attraverso internet. Ogni cittadino, attraverso questi 8 punti, può verificare se una notizia è falsa o è vera. Come tutor civici, da oggi voi potete appunto produrre i vostri contenuti, però l'unico vincolo che vi diamo è quello di attenerci al manifesto della comunicazione non ostile. Non vogliamo delle persone che vanno a scatenare delle guerre su un argomento a favore o contro, ma che producano contenuti con i dati correlati e che appunto manifestino informazioni certificate dalle fonti e dai dati. Per diventare tutor, come dicevo prima, va fatto questo test online e poi fatto una sessione formativa, che è questa che state facendo adesso voi. È gratuito, questo è l'attestato. Prima le donne, questa è per Barbara. E questo è il vostro. Allora, una delle pratiche con cui si risolvono buona parte delle informazioni false è questo. La prima cosa, come tutor civici, è andare su Google, mettere l'informazione che riteniamo potenzialmente falsa, tra virgolette, e aggiungere le parole bufala, falsa notizia. In questo caso, per esempio, si era diffusa in modo molto virale qualche mese fa la notizia di un immigrato sul treno senza biglietto che veniva fotografato diciamo con lo smartphone e tutto il resto e non pagava il biglietto. Se mettevamo questa notizia, tuttora escono fuori questi, dove vediamo che fra i primi 3 risultati il fatto che comunque sia le fonti più utilizzate certificano che questa non bufala. Questa è quella più recente, dove praticamente si sosteneva che gli immigrati volevano introdurre i numeri arabi nella nostra società, ma non ci sono riusciti, tranquilli. E anche questa, nello stesso modo, l'abbiamo scamata in questo modo. Poi succede questo: WhatsApp, le chat
girano queste bufale e anche queste possono essere svettate in quel modo, però sono molto più subdole perché è più difficile trovare la fonte di queste informazioni. Questa è un'altra che è girata quest'estate, in cui c'erano un giocatore di basket e un regista che venivano spacciati per immigrati che facevano shopping a Forte dei Marmi. Questa è i tempi nostri. Queste sono altre bufale che sono girate. Questa in particolare riguardava l'introduzione di autovelox, delle spie che avrebbero controllato chi guidava e si usava il cellulare. E questa invece di quest'inverno è stato Burian, sono stati chiusi in uffici pubblici a Roma lunedì 26 febbraio. Che succede? Il giorno dopo, martedì, era lavorativo e si sarebbe dovuto andare al lavoro, e qualcuno ha ben pensato che dopo un giorno a casa di farsi anche l'altro giorno facendo girare questo. Hanno manipolato la carta intestata della prefettura, hanno messo anche un numero di protocollo. Il Marini c'è cascato. E il sindaco di Niente Albano l'ha messo su Facebook, sul suo profilo Facebook, ha scritto che sarebbero stati chiusi gli uffici, cosa tutta falsa, e è stata subito smentita dal sito della Polizia dello Stato. Ok? Queste invece sono altre fonti, io un po' veloce perché devo dare spazio anche a loro, altre fonti che l'Associazione Italiana di Biblioteche dà per verificare le informazioni. Queste sono tutte fonti dell'accesso aperto a livello europeo, italiano e mondiale, che trovate sul blog biblioverifica.club. Queste sono invece fonti di open data, dove appunto è possibile verificare dati nazionali e internazionali su PIL, occupazione, inflazione, eccetera, direttamente dalla fonte che verifica i dati. Poi esistono strumenti di verifica che offre internet, che sono gratuiti e che potete utilizzare. Uno di questi è in Video Veritas, fatto da un progetto europeo, dove praticamente è possibile mettere un video e il sistema ci dice chi l'ha prodotto, quando l'ha prodotto e dove l'ha divulgato, e in quel modo lo possiamo risalire se questo video è un falso, è stato manipolato o se ci sono comunque sia dei tentativi di creare bufale. La maggior parte delle bufale che girano recentemente sono quelle legate all'ambiente della salute. In quest'ottica qua, questo video può essere esplicativo. Una ricerca inglese ha evidenziato che la carne rossa fa bene al cervello e ai muscoli. Un'altra ricerca afferma che la carne rossa aumenta le probabilità di ammalarsi di cancro del 98%, nonostante migliori le prestazioni sessuali. Una ricerca afferma che il 70% della popolazione mondiale è intollerante al lattosio. Un'altra ricerca dice che 7 celiaci su 10 non sanno di esserlo. L'olio di palma contenuto nella cioccolata aumenta del 56% la possibilità di morte precoce. Un'altra ricerca afferma che una mela al giorno toglie il medico di turno. Senza buccia, altrimenti acqua. Una ricerca neozelandese dice che l'acqua si può bere. Anzi, un'altra ricerca dice che un bicchiere d'acqua con mezzo cucchiaino di bicarbonato e succo di limone aiuta a curare il cancro. La stessa ricerca dice che se però il cancro non ce l'hai, te lo fa venire. Secondo una ricerca dell'Università di Harvard, ogni volta che si tira lo sciacquone, i germi contenuti nella tazza possono essere reutilizzati fino a 1,8 metri di distanza. Attenzione, si possono depositare perfino sullo spazzolino da denti. I germi si insinuano tra le spalle ed è impossibile eliminarli tutti. Una ricerca svedese conclude che conviene accettarli e conviverci. Secondo un gruppo di esperti britannici, nella barba si annidano numerosi batteri di diverso tipo che favoriscono la diffusione di malattie. Nella barba sono presenti anche tracce di feci. Una ricerca scozzese però ha dimostrato che le donne sono attratte dagli uomini con la barba. Gli scienziati dicono
che il pizzetto invece è da sfigati. Secondo uno studio iberico, farsi troppe docce aumenta il rischio di infezioni alla pelle. Una ricerca israeliana, di contro, dice che se non ti lavi, puzzi. L'importante è non usare i prodotti in commercio che compromettono il pH della pelle. Bisogna utilizzare solo prodotti naturali. Olio d'oliva, 2 uova, burro, farina, 100 g di zucchero, granella di nocciole, infornate a 180 gradi per 30 minuti circa e buon appetito. Ah no, scusa, questa è la ricetta del ciambellone. Errore mio. Una ricerca dice che stare al computer nella posizione errata può provocare mal di schiena e cervicali. La parte lombare della colonna deve essere appoggiata allo schienale del divano. Lo spazio tra la schiena e le cosce deve disegnare un angolo dai 90 ai 110 gradi. È necessario appoggiare la testa per rilassare la muscolatura. Una ricerca argentina ha dimostrato che il wifi del computer portatile causa la sterilità. Una ricerca giapponese afferma che passare troppo tempo davanti a uno schermo può danneggiare la vista. Usare troppo la tastiera può provocare l'artrite e anche la sterilità. Secondo un recente studio, il 90% delle donne si lamenta che gli uomini chattano troppo e non hanno le palle di chiamarle. Bellissima! Una ricerca francese afferma che tenere il cellulare all'orecchio provoca il cancro al cervello. Una ricerca brasiliana dice che il cellulare in tasca causa l'impotenza. Una ricerca cilena afferma che passare troppo tempo. Ti prego, lasciami vivere. Io non ce la faccio più, vorrei vivere, mi lasci vivere, ti prego. Senti un po', cos'è che diceva questa ricerca cilena? Hai sentito? Quindi adesso lo vuoi sapere. Vorrei sapere cosa vuoi dire. Ormai è tardi. No, adesso non te lo dico più. Se certe ricerche sembrano dare i numeri, vieni a scoprire la ricerca che conta. Frascaliscienza.it. Questo è appunto un'introduzione alla cosa. Questo è l'applicativo, dicevo prima, gratuito su internet. Se trovate delle immagini false, tipo quelle che abbiamo trovato prima, di Magic Johnson e del regista, potete caricare su questo sito e questo sito vi verifica se quelle, dove è stata fatta quella foto e dove è stata divulgata inizialmente la foto. Questa è una strategia che noi divulghiamo, che trovate sul nostro blog. È centrale la partecipazione del cittadino. Il cittadino può proporre appunto informazioni da verificare, può proporre i suoi dubbi e noi interagiamo con lui attraverso innanzitutto Discuss, i social Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Ogni contenuto che viene divulgato può essere votato dal cittadino sul blog e ogni cittadino può creare un proprio profilo per interagire con noi. Dopodiché abbiamo due piattaforme gratuite pubbliche che sono Meetup e Quora, che però vediamo più avanti alla fine. Ogni cittadino può proporre dei contenuti, delle fonti, delle strategie che lui ritiene utili e noi le valutiamo e le divulghiamo sul blog. Adesso, quello che noi facciamo è solo darvi gli strumenti e poi vi lavorate da soli. Esistono invece delle figure diverse che sono i debunker o smascheratori di bufale. Queste persone hanno dei propri profili social, dei propri blog e dicono che cosa è falso e che cosa è vero in base ai loro studi, ai loro report e ai loro contenuti che divulgano. A livello sanitario, qui abbiamo l'Unione Nazionale dei Medici Scientifici, che ha creato un suo profilo, un proprio blog, e questo è il regalo che loro danno per non cadere in bufale come quelle che abbiamo visto prima per quanto riguarda la salute. Esiste anche un altro portale a livello di sempre di salute che si chiama Chiedi le prove, che è poi sviluppato sul sito dottoremaeverochè.it, che è fatto dal CICAP. Il CICAP è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. È fatto da scienziati italiani e internazionali e è presieduto da Piero Angela.
Questo è un altro sito fatto invece da bibliotecari in ambito di salute. Sì. Questo è uno dei più famosi The Banker a livello italiano, Bupre Tantanchilo. Paolo Attivissimo è un altro di questi, e anche David Puerte. Sandro Martone è un altro di questi del Banker, e anche bufale.net, che è molto attivo su Facebook e che, se ci fate caso, mette a disposizione non solo l'email ma anche un numero di cellulare con cui contattare la redazione per verificare le informazioni. A livello politico esiste questo sito internazionale che è PolitiFact, che verifica le informazioni soprattutto in ambito però di Stati Uniti. A livello italiano Pagella Politica è il leader per quanto riguarda il fact checking delle informazioni a livello della politica italiana. Tutti questi debunker stanno interagendo, stanno per essere coinvolti in questo progetto che si chiama True in Chain. True in Chain è un sistema che si basa sul blockchain, con una struttura informatica, con cui le informazioni vengono concatenate e vengono tracciate. Questo perché attraverso questo sistema, se si riesce a farlo girare in modo corretto, si riesce a rintracciare chi immette la bufala nel sistema, dove la mette, e in questo modo è possibile rintracciare chi genera le bufale e chi le condivide. Però questo è stato lanciato il mese scorso e ancora in fase iniziale. Su Meetup noi interagiamo con i cittadini per quanto riguarda le informazioni che vogliono verificare. È un forum pubblico gratuito e se fate caso, sotto Scienza dei Dati, che è più o meno quello di cui ci informiamo, o Data Journalism o Giornalismo di Precisione, ci sono circa nel mondo 8.900 membri in 39 gruppi che parlano di queste informazioni. Altro spazio gratuito di dominio pubblico è Quora, è un portale ad accesso libero in cui chiunque può fare domanda ma riceve risposte da chiunque, quindi anche quelle vanno verificate. Noi siamo attivi come bibliotecari e indichiamo il fatto che comunque sia la risposta che diamo noi e quella dei professionisti di informazione. Questi sono i nostri canali dove interagiamo a livello di chat, piattaforme e social. E questo appunto su LinkedIn noi interagiamo con gli altri professionisti per verificare le informazioni. Su YouTube abbiamo messo una raccolta di video che riguarda le nostre strategie e tutte le strategie contro la disinformazione per fare il fact checking autonomamente. Su Twitter abbiamo messo i nostri post e i nostri consigli per quanto riguarda il fact checking. Abbiamo anche il profilo Instagram e questo appunto l'articolo del social che è presente sul nostro profilo Facebook e che è stato fra i primi a rilanciare il nostro blog. Questo è il decalogo che ha fatto il Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda le bufale e come smascherarle, in collaborazione con Paolo Attivissimo. Anche l'Europa si è mossa e ha creato un gruppo di specialisti dell'informazione per creare un argine alla disinformazione. Fra questi ci sono anche Gianni Liotta, Oreste Pollicino, Federico Fubini e Gina Agnieri, che sono gli specialisti italiani in questo ambito, selezionati dall'Unione Europea. L'Unione Europea ha fatto anche un report a marzo e una strategia che verrà applicata entro quest'anno contro la disinformazione. Fra queste ci sono queste misure che loro propongono e è molto interessante il fatto che loro utilizzeranno una rete di fact checker internazionale. Quando ci saranno queste notizie potenzialmente false, loro attraverso Pointer, che adesso vediamo, verificheranno se queste informazioni sono false o meno. Come lo faranno ancora da definire, perché ad aprile hanno lanciato questa idea ma ancora non l'hanno messa in pratica. Pointer è una rete creata dalla Duke University, ma una rete internazionale con cui appunto a livello giornalistico si verificano i fatti. Hanno creato uno spazio che si chiama Fact Checkers, il Fact Checking Day si verifica il 2 aprile di ogni anno e appunto il giorno in cui loro istruiscono gli utenti su come si fa un fact checking a livello mondiale. Chiunque può partecipare a questa iniziativa. A Roma dal 20 al 22 giugno, quindi la settimana scorsa, hanno fatto il loro quinto Global Summit, in cui tutte le persone che fanno fact checking nel mondo si sono riunite in questo
in questo convegno per mettere in comune le loro pratiche che hanno fatto. Questo invece è il Bibliodifica Day. Il 25 marzo di ogni anno lanciamo questo Oscar della bufala, dove chiunque può andare sul nostro blog e votare qual è la bufala più grande che è circolata negli ultimi mesi. L'ultima, quella di quest'anno, è stata vinta dalla bufala che è circolata circa reddito di cittadinanza subito dopo le elezioni, poi è stata quella di immigrato sul treno senza biglietto, e poi c'è quest'altra bufala della Croce Rossa. Ho finito. Quello che vorremmo realizzare come bibliotecari è questo, uno Youth Quick. Youth Quick è la parola dell'anno del 2017, che significa un significativo cambiamento culturale, politico e sociale derivante da azioni e dall'influenza dei giovani nell'utilizzo appunto di internet e nell'accesso all'informazione. Io con questo ho finito e passerei la parola ai professionisti e ai giornalisti. Il tema è vasto, complesso e non so nemmeno come sia risolvibile, ma come tutti i problemi comunque va affrontato per crescere. Per quello che mi riguarda e ci riguarda, l'aspetto, diciamo, quello che adesso giornalisticamente viene chiamato bufala, poi non ho mai capito perché, non so qual è l'origine. Insomma, paradossalmente mi sembra, per il nostro punto di vista, l'aspetto meno preoccupante di tutta quanta una vicenda che è complessa e stratificata, perché in qualche modo è vero che colpisce per una fascia di popolazione magari meno attrezzata, ma può essere smascherata. Ma può essere più semplicemente smascherata. C'è da dire anche, questo va detto, che tante di quelle persone poi, come dire, la bufala la vogliono, perché in qualche modo gli serve per rinforzare nella chiacchiera da bar una certa dinamica, no? Quindi hanno preso gli immigrati che non facevano niente, dice, ma no, ma sono erano un famoso regista, vabbè, però tanto sono tanti altri uguali, e quindi viene usato, quindi dice, ma quindi non ti vuoi veramente informare, e quella è un fenomeno. Dietro di questo c'è tutta un'altra vicenda, una serie di vicende che tu hai visto elencate, tipo la mala informazione, tra l'altro una mi ha visto pure, diciamo, in qualche modo protagonista nel passato, però nel senso di, come dire, prendere porzioni di verità, raccontarle in una certa maniera, distorcerle, camuffarle, leggerle in un altro modo, oppure occultarne delle altre. E quella parte lì è una parte molto molto più complicata, perché viene fatta anche quotidianamente, anche da media riconosciuti. E qua è il punto fondamentale, anche perché poi negli ultimi anni c'è stata una rincorsa, a mio avviso, folle, anche da un punto di vista economico, da parte dei giornali, che erano un po' i depositari di una certa, o sarebbero dovuti essere, di una certa qualità della verifica, avendo fatto una rincorsa alla notizia che cliccava di più su internet, hanno cominciato addirittura a pubblicarle. Repubblica, La Stampa ha pubblicato quest'inverno diverse fake news. E allora è chiaro che nel momento la Stampa generale o la Stampa di Torino? La Stampa al giornale, sia La Stampa che La Repubblica hanno pubblicato diverse, per esempio c'era mi ricordo questa della Stampa in particolare, che la vidi io, di questa, la sorella di un attentatore, uno degli attentatori di Parigi, faceva la modella e la bella vita in Francia, e giravano queste foto di questa ragazza avvenente, non era vero nulla, la pubblicarono nell'home page della Stampa. Allora, se fai quel tipo di rincorsa, poi dopo non ti puoi più lamentare che non sei credibile agli occhi dell'utente, perché poi, diciamo che, come si dice spesso, la toppa è peggio del buco. Quello che mi stupì molto è come loro si giustificarono, dissero, beh vabbè, ci dava su internet, e questo lo trovai ancora più agghiacciante, perché diceva, vabbè, scusa, ma tu fai il giornalista, è scritto un albo, è il tuo lavoro, per cui che vuol dire che girava su internet? Allora io è inutile che vengo sulla Stampa, vado su Facebook e mi leggo tutto. E ora, da tutta questa serie di riflessioni, con Cristiano è nata l'idea appunto di un programma che già nel titolo ha un po' nomen tutta la verità. E perché qui entriamo in un altro fenomeno ancora, che in qualche modo intercetta quello che viene definito dell'information overload, ma non è solamente quello, cioè un altro metodo per mascherare o storpiare le notizie
è quello di darle, e di darle in abbondanza. Sembra paradossale, ma è così, nel senso, perché se io, come dire, occupo tutti gli spazi, sia da un punto di vista di tempistica, sia da un punto di vista di veemenza, di una determinata notizia, in qualche modo la blindo, ne blindo i contenuti e il perimetro che io voglio dare, faccio sì che oscuro delle cose che magari mi fanno meno comodo che escano. Che non escono, o che pure, poi diciamo che fisiologicamente magari escono pure, perché magari poi c'è sempre il cane da il watchdog che magari siamo noi, ma in qualche modo sono già talmente tante depotenziate che ti trovi tu a fare una rincorsa sullo tsunami, sul complottismo. Vabbè, ma tu sei complottista, no? La famosa, adesso senza che chiamo, dice Torri Gemelle. Ma ci sono inchieste anche molto serie, però immediatamente c'è proprio una cosa di sei già stato depotenziato, perché tu dici, ma se una pletora di media giganti ha detto che le Torri Gemelle si sono svolte così, e io stavo davanti alla TV e l'ho visto, il tuo margine di convincermi che c'è qualcosa dietro che non va è fortemente depotenziato. E questa è la strategia che è maggiormente messa in atto, e non è messa in atto dal singolo utente o da, comunque, tra le altre cose, adesso ci sono degli studi che, insomma, le fake news hanno anche pesantemente influenzato l'ultimo voto italiano, e quindi, insomma, è una dinamica seria. E un ambito in cui questo avviene molto fortemente è l'ambito giudiziario. Diciamo, ci sono delle notizie che hanno la ventura, molto spesso quelle legate alla cronaca nera, chiaramente, oppure la cronaca politica o grandi scandali economici, insomma, però, che praticamente, interessando molto il pubblico, diventano notizie proprio di dominio pubblico, no? Quindi grandi, per esempio nel nostro caso, grandi omicidi diventati casi mediatici. Nello specifico poi ne faremo degli altri, queste prime due puntate sono state fatte sulla strage di Erba e su il delitto di Avetrana. La Scazzo, Linda Rosa, l'abbiamo sentiti veramente, anche chi non le voleva sentire ne sa qualcosa o sa di che cosa esperto. Diventa esperto, sì, perché... Eppure purtroppo in realtà non era stato raccontato tutto, cioè, c'erano dei passaggi fondamentali per i quali poi a un certo punto, se fossero usciti fuori nei tempi dovuti, avrebbero anche indirizzato, no, la stampa verso una certa direzione. Però lì, ecco, lì noi abbiamo ravvisato, abbiamo cercato di dare delle risposte, ci siamo lì e poi dopo, diciamo che lì c'è un discorso di abbraccio abbastanza ferale tra magistratura, tra potere giudiziario e potere mediatico, nel senso che nel momento in cui si crea l'attenzione morbosa nei confronti di un omicidio che è appena avvenuto, e quindi, come dire, per definizione, tranne che non ci sia un reo confesso, come dire, qualche esserci, no, vabbè, però si addentra in una dimensione di buio, e questa attenzione spasmodica della stampa e della gente fa sì che quindi la prima fonte di informazione, l'unica fonte di informazione, sia quella degli inquirenti, no? Che più delle volte rispondono anche loro a delle logiche, per esempio, di pressione piramidale.